L'azienda Sabino Leone è nata all'incirca negli anni 60. Il fondatore è stato mio nonno Leone Gioacchino, che ha iniziato l'attività di agricoltura. Pian piano si è sviluppata fino nel 99 a diventare l'azienda Sabino Leone e nel 2015 fare un ulteriore passo avanti nella produzione di olio di oliva e quindi nella commercializzazione a marchio Sabino Leone. L'azienda ha una superficie di circa 300 ettari, principalmente olivitati, cioè circa 150 ettari sono oliveto, una decina di ettari in vigneto e il resto in seminativo. L'azienda si è affermata a livello nazionale e internazionale grazie all'olio extravergine d'oliva, che è il nostro prodotto di punta, che noi produciamo in filiera, quindi partendo dalla pianta all'imbottigliato, e abbiamo ricevuto molte, molte soddisfazioni, tra cui importanti premi a livello mondiale. È molto importante la nostra attività agricola, quindi per noi più che industriali o frantoiani siamo agricoltori, perché la nostra è un'azienda agricola e per fare prodotti di eccellenza bisogna partire principalmente dalla pianta. Molto fondamentale è l'irrigazione, soprattutto negli uliveti, anche se l'ulivo non necessita, o di una pianta che non necessita di molta acqua, ma l'acqua è fondamentale per far sviluppare i profumi e per avere una costante produzione negli anni. Per questo ci siamo affidati ai prodotti Irritec, che utilizziamo ormai da più di 20 anni. Siamo stati forse tra i primi in Italia ad utilizzare la subirrigazione capillare nel lontano 1997. Dopo un incontro all'EMA, con mio padre, titolare dell'azienda, dove rimase affascinato di questo nuovo modo di irrigare e volle provare questo nuovo impianto. La subirrigazione per noi è fondamentale per un elevato risparmio idrico. Infatti siamo riusciti a risparmiare anche il 50% d'acqua, che è un risparmio fondamentale per l'economicità di un'azienda, specialmente in questa zona dove abbiamo pozzi artesiani che arrivano anche ai 900-1000 metri di profondità. Quindi da noi irrigare costa e costa parecchio. E grazie alla subirrigazione Irritec abbiamo abbattuto notevolmente i costi. L'impianto è lì dal 1997, quindi sono passati più di 20 anni. In determinate parti dell'impianto abbiamo addirittura estirpato il vigneto, perché questo impianto è nato con un vigneto, ma successivamente abbiamo dovuto estirpare per motivi aziendali il vigneto, perché aveva puntato più sull'olivicoltura. Quindi abbiamo estirpato il vigneto, abbiamo piantato l'oliveto e lasciato lo stesso impianto di subirrigazione capillare. Quindi abbiamo rinnovato la coltura mantenendo lo stesso impianto. L'impianto è intatto e funziona benissimo, e sono passati più di 20 anni.